la Santanchè. Santoro, chi lo vede, chi l'ha visto, poi me lo segnala, perché però vorrei riportare in Rai anche qualcun altro. Io sono venuta qua a Rai Pride, un giornalista più temuto della politica italiana, una sola ossessione, la giustizia. Si ricorda a memoria tutte le formazioni dei governi e l'ammontare di tutte le tangenti dall'Unità d'Italia fino a oggi. Questa sera ci presenta un frammento del suo ultimo spettacolo, che sta già avendo un grandissimo successo sulle piazze d'Italia insieme a Isabella Ferrari. Si chiama Anestesia Totale. È con noi Marco Travaglio. Quando c'era lui, il padrone delle parole era lui, e lui e i suoi compari potevano sostenere tutto e il contrario di tutto, mentire sempre senza tema di smentita, e poi, quando la si sparava troppo grossa, smentire subito senza pagare pegno. Così fu abolita non solo la verità dei fatti, ma anche la logica aristotelica. Se A uguale B e B uguale C, A non era più uguale C. Un tempo i filosofi, per prendersi in giro, si divertivano a inventare dei ragionamenti a cazzo per insegnare alla gente come non si ragiona, tipo il sillogismo di Montaigne: il salame fa bere, il bere disseta, dunque il salame disseta. O il sillogismo di Ionesco: tutti i gatti sono mortali, Socrate è mortale, quindi Socrate è un gatto. Bene, ora quei sillogismi a cazzo sembrano logica pura al confronto di come ragionano i politici italiani, quindi i media italiani e quindi milioni di italiani. Se ci fate caso, quando prendono un politico a rubare, non si difende più nel merito, cioè non spende più tempo per dimostrare che non è vero che lui ha rubato perché lui è onesto. No, fa di tutto per dimostrare che rubano anche gli altri. Come se un ladro più un ladro facesse zero ladri anziché due ladri. E così più scandali scoppiavano su di lui, più lui diceva: avete visto che sono un perseguitato. La somma non faceva più il totale, come diceva Totò, faceva la sottrazione. Ogni tanto, se ci pensate, leggiamo sul giornale che hanno preso una zingara per la 100ª volta e hanno scoperto che era stata arrestata altre 99 volte, ma sempre con nomi diversi, e quindi risultava sempre la prima, quindi era incensurata per la legge. Che cosa pensiamo di questa zingara? Beh, che qualcosa di male avrà fatto, perché è impossibile che l'abbiano arrestata 100 volte per sbaglio. Possono aver sbagliato 20 volte, 30 volte, 40 volte, ma 100 volte su 100 no. Provate a trasportare questo ragionamento su di lui, il quale da anni si vanta di avere avuto 109 processi, poi dice 31, poi 40, poi 50, poi 102, cambiano a seconda del tasso di umidità, ma sono sempre molti più di quelli che ha avuto, perché lui li esagera per vantarsene, per fare più bella figura. Perché? Perché più ne ha avuti e più, secondo lui, riesce a dimostrare che è un perseguitato. Se lo dice la zingara, le ridono in faccia e la ficcano dentro; se lo dice lui, gli credono, lo votano e lo mandano a Palazzo Chigi. Ci sono degli slogan che, a furia di ripeterli, diventano dogmi di fede, anche se nessuno si affatica a dimostrarli, perché si autoavverano da soli. Prendetene qualcuno, vi faccio qualche esempio. Scontro fra politica e magistratura. Ogni volta che acchiappano un politico in uno scandalo, i giornali titolano: riesplode lo scontro fra politica e magistratura, la guerra fra magistrati e politici. Ora, scontro è quando due oggetti in movimento convergono e cozzano fra di loro. Se un magistrato, stando fermo, facendo il suo lavoro, scopre che un politico ruba, cioè lui sì, si muove e sconfina nel campo del codice penale, non c'è nessuno scontro. Si chiama indagine, si chiama processo. Sarebbe comodo altrimenti. Io faccio il giornalista, salgo sull'autobus, tocco il culo e le tette a tutte le ragazze che mi piacciono, mi denunciano, mi arrestano, mi portano davanti al giudice e io dico: vostro onore, poniamo fine a questo scontro fra giornalismo e magistratura. Quello mi guarda e mi dice: scusi, ma non ce l'ho mica con lei perché fa il giornalista. Se lei tiene le mani a posto, non la processo. Quale scontro?
è molto comodo scontro. Per evitare lo scontro fra politica e magistratura c'è un unico sistema: i politici smettono di rubare, così i magistrati smetteranno di indagare sui politici che rubano. Altro slogan: manette facili, intercettazioni facili, facili cioè troppe, troppe come se ci fosse un numero ideale di intercettazioni o di manette, ma le intercettazioni e le manette dipendono dal numero dei reati che vengono scoperti, naturalmente. Troppe rispetto a che, poi? Una sera ho visto Gasparri a un dibattito con un magistrato in televisione. Gasparri diceva: comodo è intercettare. Il magistrato diceva: no, anzi, mi ha poi sentire tutto, è una fatica. E lui diceva: no, facciamo capirci, lei è comodo, perché una volta sì che era faticoso indagare, quando c'erano quei vecchi marescialli tradizionali che facevano le indagini con le lenti di ingrandimento a cercare le impronte dei piedi del ladro, no? L'altro diceva: oggi delinquono con internet, con Skype, è difficile andargli dietro con la lente. E lui diceva: no, perché... è chiaro che adesso è comodo, tu intercetti uno, dopo 2 minuti scopri subito che è stato lui perché confessa al telefono, comodo. E l'altro diceva: perché anche se fosse, dove sarebbe il problema? Cos'è, non è sportivo, non c'è più quella bella gara fra guardie e ladri che c'era una volta. Gasparri ha questa funzione sociale, ha il compito di andare a dire in pubblico, in televisione, quello che una persona normale si vergognerebbe di pensare anche in privato. Sembra quasi, a sentirlo parlare, che i magistrati indaghino non perché è un loro dovere al servizio nostro, di noi cittadini, ma che indaghino così per sfizio personale, che siano dei liberi professionisti. Una volta il Cavaliere disse: questa sinistra è collusa con la giustizia. Da sinistra arrivò subito la smentita, dissero: noi non abbiamo nulla a che vedere con la... anzi, minacciarono querele. Un'altra volta Fini è stato sorpreso da una telecamera in un fuori onda mentre durante un convegno parlottava con il procuratore di Pescara, Trifuoggi. Il giorno dopo su Libero e sul giornale titolarono: ecco la prova, Fini complotta con i magistrati. Ma come si fa a complottare con i magistrati? Al massimo uno può complottare con i mafiosi. Adesso Fini, per discolparsi, dovrà andare a ricevere anche Totò Riina e Provenzano per dire che lui appunto è equanime, non sceglie, è equidistante fra la mafia e la magistratura. Altro slogan: primato della politica. Non esiste nessun primato della politica. Nelle democrazie esiste il primato della legge, che è uguale per tutti, soprattutto per quelli che la fanno la legge, cioè per i politici. Ma poi gli stessi politici che invocano il primato della politica sono quelli che, quando si scopre uno scandalo, invece di andare a vedere i fatti, chi ha fatto cosa, e stabilire loro, una volta accertati i fatti, chi può restare al suo posto e chi invece deve andarsene oppure almeno saltare un giro in attesa del processo, dicono: aspettiamo le sentenze della magistratura. E così si consegnano loro, politici, nelle mani dei magistrati. Perché lo fanno? Perché devono prendere tempo. Aspettiamo il primo grado, poi arriva il primo grado, aspettiamo l'appello, poi arriva l'appello, aspettano la Cassazione. Se non è scattata la prescrizione, in Cassazione possono succedere soltanto 2 cose: o assoluzione o condanna. Quando c'è di mezzo un potente, se viene assolto in Cassazione si dice: ecco, è la prova che c'era un complotto, meno male che la Cassazione l'ha sventato. Se invece quello viene condannato in Cassazione, allora si dice: ecco la prova che c'è il complotto, anche la Cassazione è d'accordo con gli altri. Praticamente, comunque vada a finire il processo, se c'è un potente di mezzo c'è sempre un complotto. È il paradosso del complotto perpetuo. Prendete un altro slogan: accanimento giudiziario. Avete mai sentito un politico lamentare un accanimento giudiziario nei confronti di un marocchino sorpreso perché non aveva il permesso di soggiorno? Io non ho mai sentito nessun magistrato accusato di accanirsi su un marocchino senza permesso di soggiorno. L'accanimento è uno slogan riservato ai potenti. Ecco, sui potenti il magistrato non deve indagare con accanimento, con determinazione, deve indagare con spensieratezza, con leggerezza, nei ritagli di tempo, così se non gli resta niente da fare mentre fa la battaglia navale, così butta l'occhio ogni tanto, ma senza esagerare, senza accanirti. Presunzione di innocenza è prevista dalla nostra Costituzione, articolo 27, nessuno è considerato colpevole fino a condanna definitiva, ma è una regola giuridica, non è un principio di vita. Come dice il giudice Davigo, se io rincasando vedo il mio vicino di casa che esce da casa mia
con un sacco in spalle e la mia argenteria dentro e il piede di porco nell'altra mano, smetto immediatamente di invitarlo a cena senza aspettare la sentenza di Cassazione. E se quello scappa, grido al ladro subito, anche perché è difficile che quello scappando col sacco da una parte e il piede di porco dall'altra dica «Eh no, c'è la presunzione di innocenza, non mi hanno ancora condannato in Cassazione». Se, si chiama principio di precauzione, se il mio vicino di casa è sotto inchiesta per pedofilia, io non lo so se è colpevole o innocente, nel dubbio quando vado a fare la spesa i bambini non li lascio a lui. Ecco, noi siamo talmente furbi che lasciamo non i nostri bambini, lasciamo addirittura le redini del paese nelle mani di persone a cui non daremo nemmeno il nostro portafoglio vuoto. Poi c'è il così fan tutti, che è l'apoteosi. È il refugium peccatorum, così fan tutti. Ci aveva già provato Craxi nel 92, non è che gli sia andata molto bene, anche perché è difficile. Se ti prendono a rubare non è che puoi difenderti davanti al giudice dicendo ma sì, guardi, stavo uscendo dalla banca con la mascherina, la calzamaglia nera, però vostro onore, con tutti i ladri che ci sono in giro, proprio me dovete processare, anche perché il giudice dirà ma intanto abbiamo preso lei, processiamo lei, ci dica chi sono gli altri e andiamo a prendere anche gli altri. Infatti Craxi, dopo essersi difeso così bene, dovette scappare ad Amamette. È un peccato che se ne sia andato così presto. Sua figlia recentemente, in un raro lampo di lucidità, ha dichiarato: a mio padre gli italiani non hanno creduto, a Silvio invece credono. E per forza, Bettino non aveva le televisioni, Silvio le ha. Oggi, se fosse vivo, troverebbe facilissimo e troverebbe milioni di persone che credono al così fan tutti. Perché? Perché oggi non c'è più fatica nel difendersi, nemmeno quando ti prendono proprio con le mani nel sacco. Tu dici semplicemente, embè, che male c'è? Lo fanno tutti? Anche perché non si alza mai nessuno a dire, ma lo farai te, cazzo, lo faranno i tuoi amici, cazzo, io non lo faccio, io non rubo. Basterebbe uno che si alza a dire, parla per te, e il così fan tutti finirebbe. Siamo una repubblica fondata sull'embè. Qualche anno fa scoprono che il senatore a vita Emilio Colombo mandava la scorta armata a procurargli la cocaina dal pusher. Io mi sono figurato questo pusher nascosto dietro la siepe. A un certo punto vede arrivare tre auto della Guardia di Finanza, sirene spiegate, scendono uomini armati che marciano verso di lui, quello terrorizzato spunta fuori dalla siepe e alza le braccia. Invece quelli dicono no, comodo, comodo, siamo qui per la solita bustina del senatore. Quello dice chissà che mi credevo, no? Probabilmente gliela dava anche gratis per il sollievo. Il giorno dopo i giornalisti intervistano il senatore Colombo e lui dice è vero, da anni faccio uso di cocaina ma a scopo terapeutico. Non si è mai scoperto quale patologia curasse con la cocaina, probabilmente il naso chiuso, anche se ci sono degli ottimi spray, anche più a buon mercato rispetto alla coca. È rimasto senatore a vita, ancora adesso è lì, e tiene compagnia a quell'altro giglio di Giulio Andreotti. Qualche tempo dopo, un cittadino comune di Candiolo, vicino a Torino, ha provato a difendersi allo stesso modo. Dice, è andata bene a Colombo, vedi mai che vada bene a me. Che cosa gli era successo? Aveva parcheggiato la macchina sul ciglio della statale, si era appartato in un boschetto con una escort di cui era utilizzatore finale, e era arrivata la polizia stradale, gli aveva fatto la multa, l'aveva preso lì con la patta aperta, i soldi in mano. Dire la pago perché non si prostituisca sembrava eccessivo, e quindi cosa fece? Prese la multa, andò dal sindaco di Candiolo con un certificato medico per farsela togliere la multa e dichiarò: è vero, vado a prostitute, ma il medico mi ha detto che per curare la prostata devo avere rapporti sessuali frequenti e non ho molte donne a disposizione gratis. Confondeva le prostitute con la prostatite. Non gli hanno creduto, l'hanno cacciato in malo modo e la multa gliel'hanno lasciata, perché certe cose le possono dire soltanto i politici davanti a certi giornalisti. Tipo Previti qualche anno fa doveva difendersi dall'accusa di aver fatto un bonifico in Svizzera a un giudice squillante, e davanti alla bocca si